Per il Pentagono il raid in Siria è stato un successo su tutta la linea, che avrebbe compromesso la capacità del regime di produrre armi chimiche. Per capire qualcosa di più oltre le versioni ufficiali, Euronews ha intervistato il generale di brigata in pensione Dominique Trinquand, ex consigliere alla difesa del presidente Macron. L'obiettivo dell'operazione, ci spiega, era distruggere la capacità del governo di Assad di fabbricare e utilizzare armi chimiche. Sono stati colpiti tre obiettivi: una fabbrica, un laboratorio dove le sostanze chimiche venivano prodotte e un centro di comando da cui probabilmente sono partiti gli ordini per il loro uso. Quindi l'intera catena di produzione e di comando è stata compromessa e da questo punto di vista si può parlare di un autentico successo. L'obiettivo era esattamente questo, di impossibilitare l'uso di armi chimiche nel paese. Chiediamo a questo punto al generale se questo non potrebbe però far infuriare la Russia e portare a un'escalation. No, la Russia non ha interesse nell'esasperare le cose. Hanno permesso ad Assad di uscire vincitore dal conflitto, cosa che sembrava impossibile fino a 4 anni fa. Quindi il futuro della Siria sarà scritto soprattutto grazie all'intervento russo, iraniano e turco. Una nuova escalation potrebbe provocare la fuoriuscita del conflitto dai confini della Siria e questo contrasta con i piani di Putin. Ogni misura è stata presa per scongiurare una simile eventualità. I russi sono stati tatticamente avvisati per evitare che venissero colpiti e la dialettica tra Macron e Putin era orientata soprattutto a far sapere al mondo che i due stanno tornando al tavolo dei negoziati. Il futuro in Siria sarà quindi definito da attori esterni, gli stessi che di recente si sono incontrati ad Ankara o Astana, ovvero la Russia, l'Iran e la Turchia. Ovviamente questo avverrà con la partecipazione della Siria e a questo punto speriamo anche con quella delle potenze occidentali, che probabilmente giocheranno un ruolo soprattutto nella ricostruzione.